Una stagione d'assoluta protagonista, un gruppo che merita solo tanti applausi. L'MGM 2000 ha portato a vette mai raggiunte prima da nessun'altra società il futsal valtellinese. Terzo posto nella regular season, un filotto di 10 vittorie consecutive, più punti di tutte ottenuti nel girone di ritorno, il capocannoniere del girone in squadra. Non c'è proprio nulla da rimproverare al sodalizio presieduto da Marco Manenti. Sabato scorso i morbegnesi hanno affrontato il loro primo playoff della storia in Serie B. Al Palafaedo di Morbegno, dopo una grande lotta contro l'Avis Isola d'Asti, l'MGM 2000 ha ceduto di misura per 5-4, venendo così eliminata dalle sfide promozione. Un match coinvolgente e in bilico fino all'ultimo istante. La squadra di Gianmaria Craperi era stata capace di recuperare uno svantaggio di 3 reti e quando l'inerzia sembrava in suo favore ha subito la rete del 3-4, che ha tagliato un po' le gambe ai morbegnesi. Una partita che non cancella, anzi che è un'ulteriore conferma del grandissimo campionato disputato dall'MGM 2000, che ha fronteggiato le migliori squadre di questa categoria ad armi pari, togliendosi enormi soddisfazioni. Dove siamo arrivati penso che l'abbiano visto tutti, forse non tutti si ricordano da dove siamo partiti a inizio anno, perché comunque questa è una squadra che per la prima volta in Serie B ha raggiunto questo grande obiettivo dei playoff. È stato un gruppo che si è costruito attorno comunque alle difficoltà e abbiamo meritato questa occasione e secondo me dobbiamo essere comunque orgogliosi. Abbiamo lavorato tanto per migliorarci e siamo arrivati a un livello alto, battendo anche le più forti di questa categoria. Poi certo avremmo voluto vincere anche oggi, non abbiamo vinto, bisogna dare comunque merito agli avversari che hanno giocato una grandissima partita e senz'altro questo ci può dare la forza, la rabbia e l'energia per ripartire l'anno prossimo.